quando poi noi andremo a fare il disegno in grande, a inserire luce e ombra, a inserire il colore, rispetteremo questo rapporto, cioè i pesi tra la luce e l'ombra. Più noi ci proviamo, più esercizi facciamo, più riusciamo a avere chiaro, quindi lavorando sempre in sintesi comunque, no? Più riusciamo ad avere uno sguardo, diciamo, più raffinato, più attento a questo tipo di aspetti, che sono poi molto importanti, perché noi siamo abituati a guardare le cose che facciamo sempre da vicino mentre le facciamo, mentre invece poi quando le esponiamo le vediamo da una certa distanza. Quindi è molto importante avere esattamente l'idea dell'effetto finale che poi farà da un punto di vista proprio di percettivo quando quello che noi facciamo sarà appeso a un muro, piuttosto che invece che visto così da vicino come quando noi lo facciamo. Per quello che anche mentre lavoriamo una buona regola è quella di staccarci dal nostro lavoro e guardarlo da una certa distanza. Quindi questo lavoro di sintesi è un lavoro importante, però è anche un tipo di procedimento di ricerca, diciamo, che può essere utilizzato proprio per stimolare anche la nostra capacità di osservazione, cioè cercare la sintesi in quello che rappresentiamo è un buon esercizio per identificare le cose fondamentali, gli aspetti fondamentali, cioè ciò che ci serve per dare l'idea di qualcosa. Non so se avete mai avuto esperienza di disegno con i bambini, oppure se avete mai provato a insegnare ai bambini a disegnare. Uno degli esercizi che vengono fatti fare ai bambini e non agli adulti, cosa che secondo me è abbastanza strana, è quello di lavorare con le forme semplici, cioè noi possiamo trovare in tutto ciò che rappresentiamo dei riferimenti che semplifichino la nostra visione. Cioè quando noi facciamo per esempio le nature morte e qualcuno ci insegna a copiare dal vero, cosa ci dice all'inizio? Ci dice: ok, inserisci tutto ciò che vedi in un rettangolo, all'interno di questo rettangolo stabilisci le forme base di ciò che hai davanti, quindi ti riporta sempre a cerchi, ovali, rettangoli. Questa è una semplificazione, però non è così facile, cioè è una semplificazione che ha bisogno di una caratteristica fondamentale, che è quella della capacità di osservazione, cioè noi dobbiamo essere capaci di identificare in una forma complessa le forme semplici che sono alla base di quella forma complessa, quindi tradurre e trasformare tutto ciò che noi vediamo in qualcosa di molto più semplice. Cioè fai conto, tu vedi un vaso meraviglioso, magari un po' barocco, quindi con tutti i fregi, cose che sporgono, cose in rilievo, che sono un manico molto elaborato, dei disegni molto complessi all'interno. La prima cosa che devi fare è chiaramente semplificare il tutto, quindi dal complesso al semplice. Questo ci permette di studiare le proporzioni di quello che stiamo disegnando, perché quando noi parliamo di un vaso abbiamo una serie di curve e di forme, quando noi parliamo di un cerchio e di un rettangolo il discorso cambia, oppure un ovale è, che so, vediamo un attimo, se io vedo questo vaso, adesso è una cosa molto, un vaso magari molto complesso, fatto così, 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 con un manico così, cioè una roba complessa, magari neanche del tutto simmetrica, sto facendo una cosa bruttissima, cioè proprio, però
tu prendi questa cosa qui, devi da questo risalire alle forme semplici, cioè di identificare questo rettangolo. Aspetta, potremmo tenere un po' più grosso. Prima identifichi questo rettangolo. Identifichi questo ovale. Identifichi quest'altro rettangolo. Dopodiché aggiungi eventualmente i manici. Questo a noi permette di costruire la base nel nostro vaso in maniera molto più semplice che se dovessimo andare a riprendere già dall'inizio tutte le curve, tutte le forme base. Ci fermiamo qui. Domani una nuova lezione da 5 minuti.